Ciao a tutti, oggi andremo a scoprire insieme quali siano le 10 città più brutte del Brasile. Pensa a te che cosa. Però faccio subito due considerazioni importanti. Prima di tutto, questa classifica, questo elenco non l'ho fatta io, ma è una cosa che ho trovato su internet, quindi io non ho nessuna colpa. E seconda cosa, a mio parere importante, è che non sono state delle persone a scegliere, a decidere questa città è brutta, quest'altra è meno brutta e via discorrendo. No, hanno chiesto a ChatGPT, appunto all'intelligenza artificiale, secondo lei quali siano appunto le città più brutte del Brasile. E noi sappiamo tutti che ChatGPT, appunto questa intelligenza artificiale, poi non è così intelligente come molti credono. Infatti io per curiosità sono andato io a chiedere a ChatGPT quali siano le 10 città più brutte d'Italia. E questa appunto è la classifica che lei mi ha proposto. Infatti vediamo, secondo ChatGPT, le città più brutte d'Italia sono Taranto, Napoli, Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria, Roma, Genova, Bologna e Foggia. Allora, come si vede appunto, ChatGPT, a mio parere è un po' strano, perché lasciamo perdere per esempio Roma e Bologna, che a mio parere sono città bellissime, le conosciamo tutte, pur avendo alcuni problemi, è inevitabile. Però, per esempio, Taranto non è così brutta come appunto ChatGPT pensa. Palermo uguale, è una gran bella città. Genova, ok, Genova a mio parere è una città, potremmo definirla industriale, ma il centro di Genova è molto bello. Quindi appunto, come vedete, chiedere certe cose a ChatGPT, o a qualunque intelligenza artificiale, sono sempre quelle cose da prendere molto alla lontana, con le molle, perché è molto strana la cosa. Ma ok, a parte questa piccola precisazione, andiamo proprio all'argomento che ci interessa. Allora, cos'è successo? Di recente il sito web Meteored, che è un progetto internazionale specializzato in meteorologia, non lo cito detto bene, ha elencato appunto tramite ChatGPT le città più brutte del Brasile. Il risultato è stato un elenco di città che compaiono frequentemente nelle classifiche, diciamo, negative. Di solito questi luoghi sono criticati per problemi come urbanizzazione disordinata, l'inquinamento, la mancanza di infrastrutture e anche la conservazione storica. Tutte cose che hanno un impatto diretto sulla percezione estetica. Vale la pena ricordare però che l'elenco è ovviamente puramente soggettivo, dal momento che il concetto di bellezza è associato a diversi aspetti nelle loro città. E questo non sminuisce in alcun modo l'importanza culturale o la qualità di vita appunto di questi luoghi. Come ho già detto, ChatGPT è un modello di intelligenza artificiale sviluppata e lanciata nel 2022. Non è nient'altro che una chatbot, cioè un programma per computer che cerca di simulare un essere umano in una conversazione con le persone. Quindi non perdiamo tempo, andiamo a vedere di seguito la top 10 delle città più brutte del Brasile secondo appunto ChatGPT. Famosa per la sua storia di inquinamento industriale, la città nello stato di San Paolo era un tempo chiamata Valle della Morte negli anni Ottanta, anche se da allora ha fatto grandi passi avanti dal punto di vista ambientale. Secondo le informazioni sul sito web del comune,
Il municipio sta sviluppando progetti di mobilità urbana, oltre alla costruzione di 1.000 unità abitative, aree ricreative, unità sanitarie e assistenza sociale e scuole. L'urbanizzazione disordinata e la mancanza di infrastrutture adeguate sono appunto i punti critici, soprattutto nelle aree periferiche nel comune di Duque de Caxias, nello stato di Rio de Janeiro, questo secondo ChatGPT. Nota per essere molto popolosa e per i problemi infrastrutturali, la città dello stato di Rio si trova spesso ad affrontare sfide di urbanizzazione. È tra le 20 peggiori del paese nella classifica dei servizi igienico-sanitari del 2024. Questo secondo il National Sanitation Information System. Un'altra città della Baixada Fluminense, a Rio de Janeiro, che è criticata per la mancanza di pianificazione urbana e infrastrutture. I problemi infrastrutturali riguardano settori come il servizio igienico-sanitari e le infrastrutture scolastiche. Le scuole della rete statale sono in condizioni precarie. E solo il 5,62% della popolazione ha accesso ai servizi fognari sanitari. Alcune persone criticano questa città del Rio Grande do Sul a causa dell'inquinamento generato dall'industria, che influisce ovviamente sull'aspetto della città. È necessaria una migliore pianificazione e investimenti nell'area che consenta strade e vie in condizioni migliori, traffico sicuro e trasporto di qualità, appunto a Guiabà. Essendo una città mineraria fortemente industrializzata, alcune aree di contagio sono criticate a causa dell'inquinamento e della scarsa pianificazione urbana. Secondo i dati delle indagini dello scorso anno, i settori della sanità e del trasporto pubblico sono i principali problemi della città. Ananindeua è il secondo comune più popoloso dello stato del Pará. Situata vicino a Belém, la città soffre di urbanizzazione disordinata e problemi infrastrutturali. Da 2023 la città sta sviluppando progetti incentivati sull'area delle infrastrutture, con l'obiettivo di garantire una migliore qualità di vita ai suoi residenti. Facendo parte della Baixada Fluminense a Rio de Janeiro, Mesquita è nota per i problemi infrastrutturali e l'urbanizzazione incontrollata. Circa l'86% degli abitanti non ha accesso alla rete fognaria, ma secondo alcune informazioni sono in fase di preparazione una politica sanitaria di base comunale e un piano igienico-sanitario comunale. Questa città di San Paolo è spesso associata a problemi di urbanizzazione e infrastrutture insufficienti per la sua popolazione sempre in crescita. Le infrastrutture pubbliche nei settori della sanità e dell'istruzione, nonché le opere di prevenzione contro le inondazioni, sono i settori che necessitano maggiormente di miglioramenti. Carapicuíba è una delle città più densamente popolate della regione metropolitana di San Paolo, con problemi a infrastrutture e urbanizzazione.
L'infrastruttura e la sovrastruttura hanno molti punti critici, ad esempio con il traffico, che è un fattore di lamentela da parte di tutti i residenti. Bene, ChatGPT sottolinea però che tutte queste città hanno una diversità di caratteristiche e storie, e l'etichetta appunto di brutta può essere limitata solamente a determinate aree o ad alcuni aspetti. E inoltre molti di questi comuni hanno apportato o stanno apportando miglioramenti alle infrastrutture e alla conservazione dell'ambiente. Bene, come abbiamo visto, tutte queste città elencate forse non saranno le più belle del Brasile. Anzi, vi darò la verità, a vedere le foto io sinceramente non ci andrei mai ad abitare, con tutto il rispetto possibile, è ovvio. Però appunto, come si è visto, non è che ChatGPT ha ritenuto brutte dal lato estetico queste città. Le ha definite brutte nel senso delle infrastrutture, dal lato sanitario o dal lato educativo delle scuole. D'altronde io avevo già provato in passato a chiedere alcune cose a ChatGPT e ho notato che, al di là di fare alcuni errori, ChatGPT, o penso anche un'altra intelligenza artificiale, è molto diplomatica. È difficile proprio che lei riesca a dire in modo obiettivo alcune cose. In ogni caso, ditemi voi cosa ne pensate di questo elenco, magari se conoscete alcune di queste città, oppure ditemi secondo voi quali siano le città più brutte del Brasile, ammesso che ce ne siano. Quindi, come sempre, io spero che anche questo video sia stato in qualche modo curioso, interessante, e noi ci vedremo, come sempre, nel video prossimo, ok? Ciao!